Ciao a tutti ragazzi, sei sicuro? Io sei su The World of Channel? Non so se avete capito, siamo su The World of Channel, Luca Typhons, Alex 96. Sempre due pirla, insomma. Esatto, sempre loro e siamo tornati su Outlast. Allora, prima di cominciare il video volevamo dire... Infatti, scusate, vorrei far notare che ha lasciato acceso il cap Maius. Va bene, detto questo, puoi andare? Bravo. Perché ovviamente lo premo un po' di shift. Ma comunque, volevamo prima di cominciare che quest'anno volevamo mettere alcune novità di cui Typhons non è assolutamente a conoscenza. Che, cioè, poi alcune, farne più o due. Uno era di comprarci un Cristo di HDBWR, sì, o di capire come maledizione funziona il tasto share di PlayStation 4. Che sarebbe una cosa carina per registrare. E la seconda è di provare a mettere la facecam. Questa ce la dovremmo fare abbastanza tranquilli, sì. Adesso comunque ci troveremo e vedremo come fare. Se smetti di magari tamponare il... Si sente? No! Secondo me sì, perché wow, c'è l'anca fatto. E niente, queste sono le due cose più importanti che proveremo a fare quest'anno. Cioè quest'anno che sta venendo. È venuto, cioè, che siamo a gennaio, che cioè, stiamo registrando a gennaio. Cioè che è venuto. Vabbè, subito in mezzo. Comunque, sì, possiamo partire. Eravamo rimasti che c'era il nostro amico prete che ci aveva drogato, cioè, e ci aveva detto che e ci aveva fatto vedere che ci aveva drogato facendoci vedere delle allucinazioni. No, facendoci vedere della roba di Fear. Che, esatto, che è pubblicità occulta di Outlast comunque. Citazione enorme. Ci svegliamo e siamo sul letto. Salve. Un letto pieno di croci. Un letto. Si è appena svegliato da uno sbor. Ora se la camera c'è. Adesso vomita in un angolino. Che no. Rest in peace. Questo. Le croci, rest in peace. Resti. Ricorda che la notte vengono in... Sì, certo. Ah, intanto non mi ricordo più neanche come si facevano le note. Un tasto tipo 2, ciao! Cosa fa? Mi ha aperto. No, si apre. Lei. Lei rimanga lì subito. Poi dovrai iniziare a usare il tasto control. Lei per non... camminare, per camminare bello bello acquattato, perché sennò. Lei non mi faccia scherzi. Lei chi è? Vabbè, lei è quello di prima, perfetto, signor Genoveffa. Questa porta è decisamente chiusa, Cristo. E c'è rimasto, lei lo sa. Che sta ballando. C'ha un bel naso. Una bocca... tipo Voldemort. Hai visto che c'ha la bocca bellissima? Sì, ma è Voldemort. L'ha richiuso qui. No, ma sta messo male però. Voldemort è vecchiaia. Ok, basta. E questa po'... No, guardi. Cioè, lei lo so che è una brava persona e tutto, Però io... Sì, è proprio una brava... Io non entro. Magari chiudi la porta. Non posso. Se ti avvicini. Guardi, io non entro. Lei rimanga lì. Zoom. Che mi sembra senza faccia. Di sicuro non vede dove va, quindi ti insegue poco. Eh no, ha un occhio. Ha un occhio? Sì. Sei sicuro che sia un occhio? Sì, ha un occhio. E l'hai girato male. Ok, andiamo. Chi è? E questo chi è? Ciao. Ah, questi qui sono i due... Ma che belli tutti i nudi. Sono nudi? Se sono nudi è quello un pene, attenzione. Non guardarlo in base se non ce lo metto. Qualche attrezzo c'è solo un video solo per come inglese, sono sicuro. Cosa fa quello? Niente, a parte chiuso. Ma vuoi vedere chi era così? Buongiorno. Sembra che hai visto un fantasma.
Non ti sei visto in faccia, insomma, comunque. Oh, chi c'è qui? Questo è nudo, non voglio vedere che ci sei solo. Ma questo non ha il pene. Lui è un angelo. Ragazzi, apriamo un dibattito qui sotto. Gli angeli sono assessuati? Non apriamo nessun dibattito, vi prego. Sugli angeli o su qualsiasi cosa divina. Ah, dice, lì era appena uscito il tipo. Voglio dare un'occhiata, magari bisogna di qualcosa. Quale? Questa? No, dall'altro lato. Ah, è vero, perché è uscito, era qui, no? E si apre la porta in faccia. È sparito. No, aprirla no, devi guardare. Ma è un vizio? E vuoi anche aprirgli la porta? È un vizio che non avete la bocca e il naso? No, la bocca ce l'ha, eh? No, so. Caro, è no, cucita. Non ci sono i denti? No, è una cucitura. Scusa, questi cosa sono? Non sono denti. C'è la cucitura tra i denti. È ipnotizzante quest'uomo. Andiamo via. Subito now. Ma non state tanto bene in questo manicomio, però, eh? Ma sai, sono in un manicomio perché stanno bene, di sicuro. Vabbè. Ma non è che io so queste cose. Tipo, lei cosa ha fatto? Vabbè, non mi spinga, però, eh. Non mi spinga, capito? Non lo deve fare mai più. Non lo deve... Lei vuole che botte. Guarda che se ti inizia a inseguire, non lo fa, però... Io le avverto, se lo fa ancora sarò costretto a saltare in testa. Vabbè, adesso gli salto in testa. Non è vero niente, l'ho mancato. E adesso cosa mi dice? Niente, per fare i nostri. L'hai battuto, sei troppo forte, tranquillo. Sono troppo forte, so. Giù, guarda giù, ho visto qualcosa di no, blu. Non c'è niente. No, non lì, giù per le scale. Aspetta. No, forse era della sporcizia. Secondo me dobbiamo andare su. Non usare il visore notturno. No, devi andare dritto. Non c'è niente. Girati. E questi sono ancora qui. Ah no, c'è la porta là, che prima c'era il tipo. Buongiorno, salve, arrivederci. Vedo il tipo, con la mano. Quella è la tua stanza, resti in peace. Questa è la mia stanzina. Questa porta credo sarà assolutamente chiusa. Ma chissà come mai, e non si mette bene questo episodio, insomma. A parte che abbiamo perso un minuto e mezzo a parlare, cinque a guardare uno che si ipnotizzava. E due a litigare con questo qui. stia calmo, guarda. Ma però io non capisco dove devo andare. C'è qualcuno che lo sa? Qui non ci vado sicuro. Magari, non so, però magari hai provato a vedere tra le porte aperte se c'è una chiave da qualche parte per aprire. Sto guardando. E che cazzo sta... Ah, ti puoi nascondere sotto il letto. Ah, perfetto. Io, mamma, ho paura, c'è i mostri. Sotto il letto, diciamo. Sotto il letto. No, i mostri lui li ha sopra il letto. Come faccio a uscire adesso? Esci. Spingi A. Ma cosa stai dicendo? Regà, stai per 96 si droga. Non è colpa sua. Cioè sì, in realtà sì, è colpa sua. Prova a guardare sotto le scale. Oh, sto guardando. Però se tu mi usi le batterie così dopo che ne hai ricaricate due nello scorso episodio a metà. Senti, era necessario. Sì. A che scopo? Per vederci meglio. Cioè dai che. Vabbè, questi uomini nudi però mi fanno mi inquietano. Ma guardi, io entro, eh! Lei rimanga lì siponao. Beh, ma che schifo, raga. È bello che... Guarda dove ti vai a nascondere. Sì, esatto. Io però adesso sono curioso di vedere se c'hai l'occhio. Te l'avevo detto. Sì, ma ce l'ha storto. Questo è un bell'occhio. Guarda di che bel verde è. Ah no, ma non è l'occhio. Ti sta facendo l'occhiolino. Guardato sul letto se c'è qualcosa. Che sì, ho guardato. Forse nel mio letto, non so. Madonna, ma questo qui... Vabbè, tutte, questo qui tutte. È quello che fai, tutte dai e dai. Allora, vediamo se sotto il mio c'è qualcosa. No, sotto ti puoi solo nascondere, sotto. Sicuro? Ok. Allora, io devo arrivare là. Perché c'è quel... Esatto, dai due uomini nudi che mi stupreranno, sicuro? Ne sono certo. Da.
Però questo qui mi guarda male. Lei ha qualcosa da darmi? La No. porta sinistra. Bisogna vedere se le porte sono aperte adesso, a questo punto. Niente. Quella lì forse? Questa. Non Quella scura? Ah. so un cazzo. Sì, ragazzi, ci stiamo perdendo anche su Outest. Come cazzo facciamo? Questo è un mistero, raga. Cioè, pensate quante volte mi sono perso su Skyrim. Ecco. Vi lascio solo. Questa cosa blu cos'è? La bottiglia, quella che ho visto prima. Levissima, purissima, altissima, Gesuissima. Ok, questa non è. Però noi stiamo finendo una batteria per niente. Sì, è. Madonna di una torta! Belle mani, è andato a fare le manicure anche quello lì. Quella Mortacci di tua madre, non si apre. minchia, ma una porta che si apre sto cazzo di posto di merda, Dio. Oh, l'unica che non abbiamo guardato. Vaffanculo. Ragazzi, dopo 10 minuti ce l'abbiamo C'è fatta. un brutto rumore. Fermo, stai Stai. fermo. Porca Dici. matosca! Ma questi sono zombie? No, non esistono zombie. Ma che cazzo vuoi? Stai mangiando un uomo! Girati. Vieni, se a scappare. No, no, non ci inseguono. Tu sei? Pazzo! Ah, mi ha detto che sono pazzo. Sei pazzo. Sono pazzo. Oh, questa. E Salve. tu e io? Cos'è? E E io e tu per sempre, con un io e tu per cuoricino. sempre, forever È and ever. rimasto due Guardi. batterie. Porca di una puttana merdosa. Per salire su una sporgenza, muoviti verso essa, grazie. Devi andare dove c'erano gli uomini ignuti. No, io ho paura che mi stupido. Non ci sono più. E chissà cosa saranno andati a fare, insomma. Sono uomini e sono nudi. Sì, ti lasci in pace, sa che non mi rompi il cazzo, però. Tornerei. Cosa? Ancora? Ma cos'è che qui hanno tutti a cazzo di. Follow the blood. Benissimo. Benissimo Ah, proprio. questi posti ti salveranno il culo un sacco di volte. No, ma andiamo di bene in meglio. Follow the blood. Proprio. Dai, è a Porca salvataggio, vedi? troia. Se vuoi fermarlo. No, vabbè, andiamo avanti ancora un po'. Niente, dai. Arriviamo a 15. A 15 minat. E io Il godo. titolo in mio inglese incredibile. Follow the Tra l'altro è un blood. coglione perché lui sbatte il mouse di fianco al microfono. Hai rotto cazzo! Cosa stai dicendo questo? Giù per lo scarico con il sangue a detto, è l'unica via di uscita. Giù per lo scarico, giù per Zio, lo stai magro però, eh! scarico. Stai magro, non magro, non male, magro. Stai magro! Vabbè. La madonna, guarda qui che roba! Che roba! Un 1PB20. Cioè, gli vedo le scabole, gli vedo le scabole che gli posso fare. Gli faccio una radiografia, gli faccio! Ma che roba! Zio, stai messo Quante male tu! vertebre ha, guarda. A una, due, tre, vabbè, che poi sono. Non voglio neanche saperlo! Cioè, rimanga pure lì a dire che c'era sangue nello scarico, per me. No, dimmi di Prova no. ad andare dritto dall'altra parte prima. Dimmi che non devo infilarmi in que. Sì. Devo infilarmi nei buchi. Yeah! Nei buchi. Dove ti infileranno qualcosa tra un po' i due tipi di prima, no? Ah! Questa battuta di spirito, da dove la tiriamo fuori? Dalla bocca. Sì, vabbè, ormai non mi fate neanche più paura, cioè tanto fate sempre No, le il tuo stesse piano è ancora vivo, è cose. abbastanza saggio. Non erano esperimenti, non erano rituali, stregonerie. Va bene, basta, ho capito, levati dal Di sicuro cazzo, non ti liberiamo, però. Stai pure lì dietro quelle sbarre. Tanto siete tutti uguali, ma io non lo so. Ho armadietti. Io terrei a mente gli armadietti. Sì, anch'io li sto tenendo abbastanza a mente, Hai visto che c'è onestamente. una cella aperta? Magari prova ad andare a vedere. Dov'è la No, a cella? destra. Dietro. Cristo santo. E di fianco a quella cella dove c'è il tipo. Cella. Yeah, ma sai che hai ragione, E c'è qualcosa anche sul termo. lei? Sulla cella non c'è un cazzo. Sul termo! Su questo? No, ho luccicato il termo. Quale termo? Dio santo, sto finendo le batterie. Hai finito la batteria.
Non usare il visore notturno. Se trovo il tasto. Allora, qua mi dice segui il sangue, no? Devi andare. No, devi andare di là, oltre la scrivania. Spazio. Allora perché mi hai fatto andare lì? Per farti vedere che ci sono gli armadietti. Ma vai a fan. Che sta succedendo? Oh mio Dio. Oh mio Dio, quello è un macete. Allora, stia calmo, cioè, lei rimanga lì e faccia quello che sta facendo. Poi dopo gliela compro la carne, rimanga lì tranquillo. Mi ha visto. Perché no? No, sono zittissimo. Silenzio di tomba, guarda, me ne va. Neanche COD così. Proprio, rimanga pure lì. Ma mi sa che vai, non vai da nessuna parte invece. Madonna, sotto, scappo, scappo, dove è Shift? È quello sotto. Ho attivato il blocco maiuscolo come al solito. No, no, lei è dalla mia parte, vero? Non è vero mai, proprio. Dove sto andando? Sono morto. Quello mi sembra scontato. Adesso io ti consiglierei di correre appena apri il coso. Ma quest'uomo qui era chiuso in cella! Non è possibile che si sia liberato! Non può essere... Devi chiudi la porta! Vabbè, Usain Bolt, cioè, ragazzi, Devi chiudergli la porta in faccia e nasconderti nell'armadietto. ragazzi, io per me che posso questo episodio. Noi ci vediamo al prossimo Si sta episodio. sciogliendo. Commentate. Io vorrei mettere la facecam solo per farvi vedere com'è ridotto Commentate e male. mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video. Io spero che vi sia piaciuto perché è una bella cosa. Bella, tutti al prossimo episodio.